Faccio subito una speciale premessa. A chi ha fede non s'addice la tristezza. Quindi, senza perdermi in preamboli, vi invito a diventare bombe d'allegria. Siate allegri, anzitutto perché vi fa bene, poi perché così potete risollevare gli altri. Se uno è triste, salutatelo con entusiasmo, festosamente, ricordandovi che l'allegria è il cielo dal quale scendono le benedizioni. Se non avete l'allegria, chiedetela a Dio. Essa è necessaria quanto la salute del corpo, perché l'allegria è la formidabile salute dell'anima. Se ridete, gli altri sono indotti a ridere con voi, ma se piangete, probabilmente resterete soli. Fate in modo da compiacervi di essere allegri, cioè dovete considerarvi individui benedetti. Se vi mostrate allegri, calamiterete la simpatia del vostro interlocutore, chiunque esso sia. È tutto chiaro? Daniele Barbarotto. Faccio subito una speciale premessa. A chi ha fede non s'addice la tristezza. Quindi, senza perdermi in preamboli, vi invito a diventare bombe d'allegria. Siate allegri, anzitutto perché vi fa bene, poi perché così potete risollevare gli altri. Se uno è triste, salutatelo con entusiasmo, festosamente, ricordandovi che l'allegria è il cielo dal quale scendono le benedizioni. Se non avete l'allegria, chiedetela a Dio. Essa è necessaria quanto la salute del corpo, perché l'allegria è la formidabile salute dell'anima. Se ridete, gli altri sono indotti a ridere con voi, ma se piangete, probabilmente resterete soli. Fate in modo da compiacervi di essere allegri, cioè dovete considerarvi individui benedetti. Se vi mostrate allegri, calamiterete la simpatia del vostro interlocutore, chiunque esso sia. È tutto chiaro? Daniele Barbarotto.